Ovè? È un cioccolatino. Anca, boh. Eccomi qua. Ehi, Ciao. ciao. Promozzo. Orca, ho sbagliato. Vabbè, niente. Devo cambiare camion prima. Come si fa? Tanto prende qualcosa, dai. Prendi un lavoro intanto, sì. Sì. Allora. Job dispatcher, Lisbona. Questo. Verso. Vuoi? Non tanto lunghi, una robetta da... Facciamo un paio da 1.000, ma ne facciamo due. Sì, aspetta, guardo. Un po' di percorsi belline se c'è, se ci sono. Molz era giusto il discorso. Allora facciamo Lisbona. La Corugna? Sì, questo qua. Non l'ho mai fatto, sì che. Va bene. Lisbona, cavalleria. La cavalleria. Sì. Eccolo qua. È arrivato finalmente. Carica. Hola, Bit Predator. Non me lo dà, non so perché. Tu hai esplorato la città dove sei? Sì, Lisbona, sì. Dovrebbe dartelo. Sì, da Lisbona a Corogna, no. Vo verso la C. La C. Corugna dovrebbe essere, Alla. eh? La Corugna. Allora L. Tanto ne approfitto, metto un po' di music. Ecco, la Corugna, Spagna, ok. Vedi che l'hai trovato. Sede logistica atlantica. Boh. Sì. Ah, cargo. Teniamo bassino perché mi hanno detto che a volte la musica è troppo forte. Fuochi artificiali. Bello. Bello. Sì. 504 km. Ok. Ok, elevati cambiamenti. La Corugna. Dov'è sopra? Mm.
Eccolo qua. Ok, Franci. Dove vai a caricare la logistica? Sì. Transporter cavalleria si chiama. Ah, non logistica atlantica. No, ma da Lisbona fino a lì. Lisbona? Da Lisbona fino alla Colonia Spagna. Sì, ma da Lisbona è logistica atlantica l'azienda? No, quella è la destinazione, da Transportes Caballeria. E dove cazzo è? Logistica, Laos, Exomar, Ikea, CNP. Oh, io non la trovo mica sta qua, eh. È un po' più su di Lisbona, devi fare la A2. È un po' più su di Lisbona. Più a sud? No, più su. Più a nord. Cioè Lisbona, poi c'è tipo la strada A2 e poi c'è un'altra. Una tipo un'area di sosta dove ci sono due aziende. Porca! Non la vedo. Up ACC, ma qua siamo Gion. Fred, Marina, RT Logan. CNP, HAC, IKEA, Cantera Iberica, Logistica Atlantica, Exomar e Lavis Food. Non ce l'ho io quella lì. Mi fai vedere? Fammi una screen. Sì. Non riesco a trovarlo. Allora, qui c'è Lisbona e qui. A poco cane. Mi ha fatto andare qui. Vabbè, basta che la trovo. Vabbè, tanto è vicino. Sì, è che la troviamo, sì. Ok. Lisbona conta comunque come Lisbona, sì, che Lisbona te la dovrebbe trovare. No, io sono già a Lisbona. Ah, sì, ok. Sto cercando sto cacchio, stavo cercando sto accidente di posto. Beh. E anche bello il carico. C'è un cavallo che... Senti, sei in coso tu? Sei in garage, in officina? Perché io no, sto no, qua, sono... non ce l'ho io, sto pezzo. Non ce l'ho. No. Ah, basta, sì, c'è il garage qui vicino, l'officina, sì. Io sono in officina. Vieni a trovarmi lì, io ti seguo perché non riesco a trovarlo questa cosa. Boh, allora cambio, lo fai te se vuoi. No, non è un problema, anzi, vorrei capire cosa cavolo. Marina, qua niente, ma io sto questo perché c'è una specie di isola, no, fai un giretto sotto la strada. Sì. Non ce l'ho. È mezz'ora che guardo qua. Street. Qua. Qua il paper. Siamo a Navia. Niente. Non ce l'ho. Dai. Senti, faccio una cosa. Ti seguo. Guida. Ti seguo. Vengo dietro a te. Voglio vedere se tu ce l'hai. Sei in promoda, hai detto, no? Sì. Io pure. Ok, aspetta, devo mettere strade primarie. Carina, sta cosa, eh? Carina, eh? Sì, abbastanza. Accendiamo le luci. Gameplay migliore. Sì. Ok. 504 km. Che bello. Volevo fare 8000, però io.
Ho fatto la metà ieri, se no ci mettevo troppo. Dove ti trovo? Esattamente. Tra A2 e A1. Sopra Lisbona. A2 e A1. Perché non vedi i numeri delle strade? Io porca zostra. Cosa c'hai la mappa oggi? Che bello. Veramente c'è Lisbona, Cristiano. Sopra c'è scritto A2. Ciao. Lisbona, aspetta, Lisbona ci... Ah, Lisbona, la Corugna, perché non ho trovato? Ah, signore, scusa. Da Lisbona fino alla Corugna. Sì, io sono alla Corugna, io, non a Lisbona. Che sia quello? Che non lo trovo? Da Lisbona... Sì. Spero di sì. No, Tremiciani. Trasferimento veloce, Lisbona. Che cazzo. Ho capito male io. Era andato a finire alla Corugna, io. Mannaggia la schiccione. Ma quella destinazione. Ho capito male io, penso. Grazie mille, Cristiano, del follow. Stasera purtroppo non ci sono, arriverò molto sul tardi, per cui vediamo un po' se riusciamo a fare un altro giretto stasera. Che mi fermo in qui in corsia di emergenza, ma vicino a un casello. Se sto accidente qua finisce di fare l'accesso, eccolo, finalmente è finito. Adesso cerchiamo la, come si chiama, lì la cavalleria. Sì. A 1... Fra A1 e A23? No, A2. A2, A1. Ah, c'è Lisbona, sopra c'è tipo un'autostrada, sì. Che sarebbe l'A2. No, l'ho trovato, certo, è qui vicino. Tipo un incrocio. È qui vicino, Transporter Caballeria, però vicinissimo. Lì, sì. Ok, te sei nell'officina quella, sì, lì. Sì, ma arrivo. E devi prenderlo da Transporter Caballeria fino... Se sei lì ancora tu, copio il lavoro. Sì, sono il casello su. Spero di riuscire. Ti vedo, vedo il pallino, spero di riuscire a beccarti. Sì, ti vedo, quindi perfetto. Riesco a beccare, a copiare il lavoro da te. Ci siamo riusciti, dai. Ma purtroppo non tutte le ciambelle. Fine del viaggio. Con il buco. Eccomi qua, vediamo un po'. Allora, tab, Iana, clicca a destra, copy current job, la Corugna, logistica, fuochi d'artificio. Bello, bellissimo. È stato preparato, dimmi dove me l'hai messo. Eccolo qua. Transporter cavalleria. Certo che come cosi sti qua hanno fantasia, Che cazzo ho fatto? Torna in tre, ecco. Tunk. Eccolo là. Caricato. Tutto è pronto. Possiamo partire. Ce l'abbiamo fatta. Comunque mi sono messo anch'io quello da 1000 litri. Ce l'ha fatta, sì. Sì, è molto più comodo. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Buongiorno Navigator, ciao Cristiano, bella zio. Sì. Buon pomeriggio Navigator, grazie. Mi piace che scrivi in maiuscolo, così ci vedo meglio. Perché per gli orbi è sempre notte. E lui scrive in grande, così ci vedo bene. Sono alla rotondina, alla lì, sto arrivando. Prendere la seconda uscita. Grazie per la pazienza. Vabbè, adesso sto mangiando. Uscire adesso. Aia, beccato, io mi sono mangiato un po' di cioccolato. Non dovrei, perché se è in quaresima dovremmo fare un po' di... Alla rotatoria, prendere la prima uscita.
tenersi a destra. Vai. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Dai mangione, cammina. Trasporta e scavaleria. Bestia. Se passavi quelli verdi c'era, non c'era neanche la sbarra, eh? Sapevi? Mangione! Io scrivo in grande così mi vedono quando saluto qualcun altro. Navigator, hai ragione. Mettiamo subito il cruise control, che mettiamo postrocci. Lo mettiamo a 90. Che quanto abbiamo di peso? 9 tonnellate, 98, dai. Stiamo sul tranquillo. Tanto qua più di 80 non ci fa fare, ho già visto. Eccolo, eccolo, sbloccato. 6, 7 e 98. Stai attento che non ti strozzi, eh? No, sono finiti i biscotti. Aia. Mia moglie, allora, siccome alle 4 dobbiamo andare a prendere la nipotina, magari ce la mando da sola. Tenersi a sinistra. Sto navigando, sì, sto girando con i fuochi d'artificio in carico, quindi se il culo quello lì che ho davanti, tiriamo un botto che metà basta, eh? Facciamo come quello lì nel 2020, come era a Kabul. Tipo la fabbrica di fuochi d'artificio esplosa. Fuochi d'artificio che esplosa, sì. No, Beirut, non capo. Sì, beh, la zona più o meno è quella. Sempre Middle East. Quanto hai messo il cruise? 95, però sta un po'. Ok. 98, vai. Io avevo 98 impostato, ma mi sa che... Beh, ma tu hai una bella linea anche tu, quindi non dovremmo avere problemi di velocità. Sei a posto di Poccio? Sì, sì. Però. Ma tu hai qualche video sul ticket e tocket, che dove ci sei anche tu? No, in che senso? C'è la tua faccia da qualche parte? No, mai. Ho visto che hai ripubblicato un paio di cose. Ho visto che hai pubblicato un paio di cosette che mi davano un po' da pensare. C'era un ragazzo giovane che potresti essere stato tu, per quello ti chiedo. Calare trichetto, ecco qua, così. Tu giochi alle navi, a World of Warships? No, quello lì no. Intanto a War Thunder, però vabbè, più o meno sono sempre navi, però... ma sono due giochi completamente diversi. Sì, ho visto. Una volta o l'altra, aspetto che torni Pino, poi facciamo anche qualche diretta con World of Warships. È un gioco un po' così... molto tecnico, oltretutto. Non è un gioco d'adrenalinico, perché se lo devi fare come Cristo comanda è impegnativo, molto tecnico. È il mio navigator che sta navigando, mica io navigator. È il mio navigatore qua che gira.
Quanti chilometri ha il tuo camion? 370. Fatti già in totale? Sì. Ho superato i 600.000. Ammazza. 601.237 adesso. Col trachimetro totale. È un po' che lo uso questo qua. E ho solo il 2% di danno permanente, vuol dire che lo sto trattando tutto sommato anche abbastanza bene. Ah, ieri sera mi è capitata l'ennesima. Insomma, ce l'hanno tutti con me, cazzo, devo essere io che sono antipatico. Ieri sera avevamo un convoglio in single player. E Francesco, che aveva generato il server e tutta quella roba lì, si è dimenticato il discorso password, sì, che entravano tutti, continuava a entrare gente e compagnia bella. È entrato uno, vabbè, siamo quasi all'arrivo, non mancano molti chilometri, io sorpasso un bot, ovviamente lì ci sono i bot, sorpasso un bot dalla parte, eravamo in Inghilterra, quindi io lo sorpasso a destra, come giustamente si fa da quelle parti là, e lui vede che non ci sta. E si stringe, allora sorpassa il bot alla sinistra e cosa fa dopo? Mi viene addosso, esattamente come hai fatto tu l'altra volta. Cacciato immediatamente dal coso, cacciato immediatamente dal convoglio, fuori, via. Ah, cribbia, ce n'è di gente. Tu hai la possibilità sul tuo cambio di mettere anche il sequenziale o sei bloccato sul cambio ad H? Penso. No, ma tu hai il controller, quindi non c'hai il cambio. No. Sei diventato bravo a giocare col controller in questo modo qua. sì, decisamente, devo ammettere che non si vede che stai usando. Mi ricordo le prime volte che sballonzolavi. Tenersi a di là. Sinistra e poi uscire a sinistra. Adesso vedo che va molto meglio. Che è molto più preciso come guida. Uscire a sinistra. Io invece ho il mio vecchio Logitech G25, va che è una bomba ancora. E ha la possibilità, ha l'interruttore, diciamo, che ti permette di cambiare, di modificare la leva, le postazioni della leva del cambio. Per cui poi hai il cambio H6. Oppure se giri la levetta di impostazione hai il cambio sequenziale, compresa la retromarcia. Tenersi a sinistra. Mi dispiace, non c'ho tempo. Lascialo suonare il telefono. Sto guidando. Sto guidando, mi dispiace, non posso. Graziella, ti richiamo dopo, stai tranquilla che... Se non è urgente, aspetta la mia richiamata. Se mi richiama devo interrompermi, devo parlare un po'. Tenersi a sinistra. Beh, il potere di stai guidando. No. No, perché sa che ho il telefono anche in macchina, quindi. Dice, ma come? Non rispondi dalla macchina? Se fossi, ma sto guidando macchina, il... Vai a spiegarglielo che. A spiegare che è un videogioco, che tocca spiegare troppe cose, evitiamo. Il video 80 non va, vedo sì. Tenersi a sinistra. Io ho ancora il mio cruiser impostato a 95, ma questo si è inchiodato a 80, ma in Spagna ste robe qua e anche in Portogallo ce ne sono parecchie zone con questo andazzo qua. Per noi ci accontentiamo, Vorrà dire che stavolta fai un viaggio senza bruciarlo. Li bruci tutti, cazzo, neanche va messi il fuoco nel culo. Li bruci. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Destra. Metti fuori anche le frecce, se ti ricordi, Ero messa la freccia, metto sempre le frecce. Uscire a destra. Quindi usi il cambio automatico tu guidando. Per forza. Non
c'è possibilità col controller di usare il cambio no, manuale, no. No? Beh, allora ti fai, ascolta il vecchio, il consiglio del vecchio, ti fai un tasto, un pulsante comodo a te, comodissimo, perché lo userai tantissimo, che fa da ripristino del cruiser, da ripostazione del cruiser. E quando hai superato i 30 km all'ora, dopo puoi schiacciando il pulsante, lui ti rimposta e si arrangia lui col cambio. Ti rimposta la velocità che avevi impostato. Tenersi a sinistra. Okay. Tu sai che frenando ovviamente il cruiser si stacca, no? Questo lo sai già. Beh, questo sì. Credimi, è di un'utilità incredibile, perché praticamente corri, diminuisci le possibilità di superare velocità, di arrivare a velocità pericolose, le diminuisci del 90% secondo me. Dopo ovviamente il colpo di bauco, come si dice in Veneto, il colpo di gnocco ci capita lo stesso, ma quello dipende da te, perché cioè da me nel mio caso, perché mi sono dimenticato di riattivare il cruiser. Io nel volante ho le due leve, no? Quella a destra e a sinistra, che dovrebbero servire da cambio. La leva di sinistra, che è la più comoda per me, la uso sempre per fare per il ripristino del cruiser, però lo devi impostare tu come tasto, perché lui di default non te lo dà. Adesso mi stai scappando perché no, ho messo 98 perché ti prendo adesso, sì. Come va a scuola, Diana? Bene. Sì? Mm. Oh, anche stamattina mi hanno rifilato un'altra volta il Manny e il Match. No, hanno capito che non ho capito esattamente come usarlo e continuano a domandarmelo finché lo imparo. I mortacci loro. In due o tre frasi mi hanno messo le due possibilità. Sono belli sti caselli, ma sono strettini, ci hai fatto caso, e lunghi, per cui se sbagli un pelino fai danni. Come l'altra volta, mamma mia. No, l'anno scorso. 37 in un casello e... cioè non l'ho proprio centrato, sono andato un po' in a sbatte e è volato il camion. Sì. Verticale. Succede. E poi mi ha fatto andare sotto il terreno, tipo. Addirittura sotto. Sì. Beh, ieri nel server. Bellissima quella clip. Ce l'ho pure nella sezione YouTube. Nel tubo? Da qualche parte. Sono qua, eh. Ok. E... ieri sera è capitata una roba stranissima. C'era. Evidentemente vogliono imitare i bot. Ma l'intelligenza artificiale, poverina, può fare quello che può fare, non è che fa una cosa proprio perfetta, no? Allora c'era una vettura marrone, non mi dico, una vettura comunque, un bot, mi sorpassa, eravamo ancora in Italia, in Germania, mi sorpassa sulla sinistra e man mano che mi va avanti, invece di andare sulla strada, si infossava all'interno della strada. Alla fine c'era rimasta fuori solo la capota. Quindi era tutta interrata, robe che fanno sul moto, ovviamente. E questo, vabbè, non è finita. A un certo punto si ritorna, si vede che ha capito che c'è qualcosa che non va, l'intelligenza artificiale, l'ha rimesso in strada, per così dire, e ha finito il sorpasso. 200 metri più avanti, gira a destra, che c'è un bivio, quindi c'è il corno del guardrail, no? Quello che continui sulla strada principale è quello che giri a destra. Ha piantato la macchina esattamente in mezzo al corno, patapam! Dico, questo qua doveva essere ubriaco nella teoria della logica. Cazzo. Adesso, ecco, probabilmente hanno fatto il coso ubriaco, il bot ubriaco.
ma carinissima sta cosa. Se guardi la live di ieri sera lo vedi perché ero in down. Ma siamo quasi arrivati, siamo troppo forti. Che ore sono? Mi ha detto la moglie di Taylor Dawkins, al 14:45, c'è ancora un'oretta. Bene, bene. La facciamo, no? Sì, sì. Possiamo fare anche un 1000-1100, non di più. Tenersi a destra e tardi. Poi uscire a destra. Ehi, devi uscire a destra. Uscire a destra. Ah, vai. Cacchio. Sì. Colpo de bauco. Perché non c'ho quello che mi dice dove andassi, che mi sembrava uguale la strada. Ecco, vedi, per questo motivo che io tengo la voce del navigatore, non perché mi diverto. Bello sto ponte, eh? Vediamo un po' qua come siamo messi. Sì, guarda c'è una zattera dentro al fiume a destra. Una zattera con una casetta dentro. Sei dietro? No, mica tanto. Aspetta che rallento un po' che ti aspetto. Vai, vai. Osteria, siamo in Spagna, con i caselli. Che schifezza. Vito Picasso sta giocando a Euro Truck Simulator 2. Madonna, questo è ancora più stretto. Mi metto a 95, ce la fai tranquillo? Sì, sì. 6, 5. Qui cambia? Sì, cambia. Questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo mi interessa. Tanto non si vede il numero. Sì, si vede anche 95. A volte non mi fa il cruise, non so, provo a mettere il cruise ma non. No, ma il tasto di ripristino del cruise è un tasto che devi settare tu perché loro non te lo danno di default. Ah. Il C è per. Infatti io accelero poi mi va. Va oltre. 100%, sì. No, infatti lui si ricorda ovviamente l'ultima impostazione del cruise e con quel tasto lì, io per esempio ho messo il tasto Q nella tastiera. E dopo perché non avevo subito il volante, quando ho preso il volante dopo ho settato il tasto, cioè la cosa che tu hai detto come seconda scelta, e funzionano entrambi ovviamente. Lo devi settare tu nelle impostazioni, i tasti e i pulsanti. Un'altra cosa importante che dovrei avertela già detta è quella di settare la tolleranza del cruise a zero. Sì, ho messo bene. Questo l'hai già messo. Questo è altrettanto importante perché ti consente di non avere elasticità. Imposti una, vai sempre a quella che è la massima consentita di solito. 99 se è un carico non pesante come adesso. Guarda che ti aspetto perché ti perdo, se no. 150 metri. Eccolo qua. Che camion hai? Lo Scania?
Scania S, sì. C'è quasi la nebbia, guarda qua. Su questo cazzo di budello mi vengono gli sgrizzoloni ogni volta. Vai, vai. Bello, un bel colore. Caspita, bellissimo. Piace. Bianco e rosso. Tutti i colori ti piacciono. Ma no, hai un buon gusto. Beh, il rosso sì, poi. Rosso fuoco. Tenersi a sinistra. Ehi, siamo arrivati, sì. Che bello. Tenersi a destra. Andare dritto. Un'altra cosa carina che ti succede quando hai il cruise impostato sempre praticamente è che se c'è un limite di velocità lui ovviamente scende agli 80 o quello che è impostato. Nel momento in cui scatta la libera velocità automaticamente lui ritorna dove hai impostato tu il cruise. Finisce la forzatura, lui parte e si rimette, aveva impostato a 95 e si rimette a 95 senza che tu faccia niente. Ok. Cos'è carino? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Non mi trovo bene. Uscire a destra. Siamo fatti tutto sinistra. Il Portogallo e anche un pezzo di Spagna. Mm. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Tenersi a destra. Un po' allegretta presa, eh? Uscire a io destra. Io almeno ho preso un po' allegra. Prepararsi a voltare a sinistra. Dai che siamo arrivati, va. Facciamo un bel carichetto. Che ci faccia divertire. Che voltare a prima sinistra. Metto il cruise, sì. Ah sì, metti il cruise. C'è il muro lì? No. Eccoci arrivati. Sani. Ce l'hai un tasto libero sull'aggeggio tuo? Sì, penso sì. Questo lo mettiamo qua. Aspetta. Non hai scaricato, no? No, ma ho preso storto. No, vai più avanti e poi ti fai un po' di retromarcia, no? Anch'io messo così non me lo poteva dare perché ero storto. Retromarcia. Raddrizzi un pelino. Eccolo. Zacchet.
Quando è dritto il rimorchio è sufficiente, tanto il cambio non serve, non interessa. Sganciato. Pellegrinaggio iberico. Nuova quella. Guidiamo. Sì, è folle, pretendo di partire adesso. Ok, reale, sì. Reale, tanto, vedi? Vedi? Se a stare col vecchietto si fa le cose fatte bene, e che scherziamo. Allora, tab. Anzi, no, prima mappa, vediamo un po' dove si può andare. Anzi, meglio ancora, vediamo cosa passa in convento. Allora, impostazioni. No, sì, tasti impostazioni, tasti e pulsanti. Tasti e pulsanti. Si chiama, adesso te lo dico. Esc, impostazioni, opzioni, tasti e pulsanti. Ti dico esattamente come si chiama. Selettore, freno a mano, aumento, diminuzione. Ecco, un'altra roba, non il retard, ma per quello che riguarda sempre il aumento velocità con riscontro. Se hai qualche rotellina o qualcosa che gira, ripristina il riscontro. Sì, infatti, io ho il tasto Q della tastiera, ma adesso che c'ho il volante, metti un tasto che ti va comodo, perché lo usi praticamente dai 31 all'ora in su, tu butti dentro quello lì e non ci pensi più alla velocità. E per dirgli quanto devo andare? E invece aumento velocità, io per esempio la rotellina del mouse in su va, aumenta la velocità del cruise, e in giù la diminuisce. Ah, ok. Per regolarti quando devi impostarlo, no? Tu lo imposti, che so, a 50 all'ora. Sì, cruise control, il C, se C lascia il C, che quello rimane, adesso rimane il tasto che hai, quello. Ah, no, però se faccio C e cruise control, quello sotto ripristina il cruise control, me lo cambia. E certo, non possono essere lo stesso tasto. Uno è l'impostazione del cruise, e un altro è il ripristino del cruise. Sono due tasti diversi. Ok. Quindi metto C. Il C lascia il cruise control, che è standard, diciamo. Ce l'hanno tutti. Inventati un tasto. Se l'ho messo o no? Se l'hai messo? Se l'ho messo o no, come si fa a vedere? E dovresti riuscire a vederlo da... Aspetta. Guida, io lo vedo dal tracking. Tu ce l'hai il tracking? Sì, aperto, sì. Ecco, in basso a sinistra, dipende da dove l'hai visto tu. Io adesso ovviamente siamo fermi, ti dai i fanali, le frecce, i fanali, le frecce, i fanali, il P del freno a mano, la campanella lì, la lucetta della O, che è quella del lampeggiante, l'altra freccia, e poi c'è la velocità. Io almeno ce l'ho così. Quando imposto il cruise, che adesso non me lo imposta perché sono fermo, di fianco ti segna la velocità impostata. Tu vedi praticamente alla tua sinistra del coso, se guardi la mia live lo vedi in basso a sinistra. Partendo da sinistra, che praticamente ce l'hai quasi in mezzo, io ce l'ho sostanzialmente sotto al volante, vedi adesso c'è 0 km all'ora, di fianco ti viene... Ma io ce l'ho un po' diverso. Ecco, di fianco, la velocità, di fianco alla velocità che stai facendo, ti viene comunque la velocità del cruise impostata. Ah, ok. Capito? La vedi da lì. Lavoro autonomo. Da La Corugna... No, in Polonia, senti, mi spiace, ma in Polonia non ci voglio mica andare. Vaffanculo, mi sta sulle balle. Portiamo la mozzarella in Spagna, dai. 32 tonnellate di mozzarella. Doppio rimorchio. Bella. La facciamo? Sì. Ti va? Ah, ecco cosa. Sì, ora mi è apparso lì. Però mi dice 0 km orari. Aspetta, perché sono fermo. Ciao, Pinna. Giovani, pinna salata, tipo squalo, pinna salata. E mi dice sempre 0 km orari? Beh, ovvio, sei fermo. No, ma quello è il cruise. Non puoi vederlo se sei fermo, perché il cruise si può impostare solo... Ora mi sto muovendo. Devi superare i 30 km all'ora. Dal 31 km in avanti lui ti blocca.
Ah, ok, ok. Hai capito? Prendiamo questo, dai, è più cattivo. Capito. Ho capito. Allora, prendiamo questo lavoretto qua. Che è questo? I have understand. No, I've understood. Capito. Dico bene? Ti do un carico pesante, eh? Sì. Andiamo a caricarlo. Non lo carichiamo. Ah, qua è. E qua è qua, devi tornare in tre. Azda. Retromarcia. È bello cicciotto da caricare, sai? Non te spaventa. È un bello. È un doppio tipo B. Sì. E abbiamo fatto le cose fatte bene. 32 tonnellate. Sì, si può dire I understand. Si può dire? Sì, I have understand o I understood. Understood, c'è il passato, no? Sì, però se gli dici have, può dire anche l'altro. No, cioè infatti, a parte che si può abbreviare adesso, non stanno. I've. Buongiorno, buongiorno Pinna. Grazie del tuo follow di ieri, eh. Andiamo avanti un pelino perché qua far manovra proprio così. C'era poco spazio. Ah no, io sono dall'altra parte. Ah sì? Saranno antipatici, no? Ok, andiamo. Grazie del giovane comunque, eh? Lo ritengo un complimento. Madonna che lungo! Cristo santo! Cioè, abbiamo un treno dietro, mica un rimorchio. Sì, è un bel andare ragazzi, è un bel andare. Para para pam pam. Anche io non è che ci vado piano. E vabbè, insomma, ognuno ha l'età che si merita. Evidentemente io, essendo nato prima, mi merito questa. Che poi l'età anagrafica dicono che è una. È solo un numero scritto su un pezzo di carta. Non ce ne può fregare di meno. Mettiamola così, è la consolazione mia, almeno, non so tua, ma mia di sicuro. Mamma mia, c'è un treno, merci. Te l'ho detto. se no che soddisfazione c'è? I viaggetti normali li sanno fare tutti. Noi siamo streamer, dobbiamo guadagnarci il titolo. Però su Discord non ce l'ho il ruolo, ho visto. Bisogna che te lo do io adesso. Fermati un attimo, te lo do subito. Perché è giusto che sia così. Allora, tu sei in Discord di qua. Iana Piu. Clicca destro, ruoli. Big Pass Line, ci sei. Streamer, eccolo qua, streamer. Staccate. Aggiudicato. Do it. Dico bene? Sto diventando bravo, dai, dimmi la verità. Sto diventando bravo in inglese, dai. Faccio degli strafalcioni stratosferici. Vai bello del zietto tuo, vai. Ricordati che sono anche 32 tonnellate, quindi non è proprio morbidetto. Una passeggiata. Ti accorgerai. 901 km, quindi perfetto. Anche come tempi. Aspetta, mettiamo 90. Io non l'ho ancora settato, ma non mi interessa. È la prima occasione. Poi dopo ti regoli tu come vai bene. E per provarlo, giustamente fallo pure. Ci mancherebbe. Solo che ti conviene prendere un pezzo dove sei alla dritto, rotatoria, no? Prendere la prima uscita. Giusto. Perché più di 80 non me lo fa mettere? Perché è bloccato ad 80. Tu uscire quando l'hai spostato. Adesso è bloccato perché sei in centro città. Non va più di 80, okay. Comunque significa che funziona, se ti dà quei problemi. Sì, tenersi la risposta. Te ci sei? Ah, ok, sì. Sono qua dietro di te. Ecco, per esempio, io automaticamente l'ho lasciato impostato 95 da prima, mi è tornato,
tenersi a se non esci e non rientri, lui te lo ritiene sempre impostato, se lo ricorda sempre. È impostato a 95, automaticamente, è proprio un gesto automatico, ce l'ho lì proprio bello tranquillo, che è di una comodità unica. Aspetta, vado a 75 almeno. No, sono qua. Ah, ci sei, allora metto qua. Rimetti a 95. Ok, 95. Bello comunque, aspetta che troviamo un pezzettino dritto che me lo inquadro, sto bestione, sto mezzo treno con merci. Bello lì, guarda che figo che è. Si intona anche al mio camion, al tuo non tanto, perché c'è il giallo, io ce l'ho il giallo sulla cosa. Vabbè. Ah, un altro bel trucchetto, se hai guardato le mie live, sai che c'ho il navigatore anche sul vetro davanti. Ah. Ecco, quello ti è utilissimo perché ti dà nell'ordine la velocità che stai facendo, la velocità impostata dal tuo cruiser, dal tuo navigatore, i chilometri che ti restano e l'orario di gioco. Sì, l'ho messo, ecco. Infatti me lo dice nel pannello. Ecco, il secondo numero è quello che hai impostato, quindi è ancora più comodo perché ce l'hai lì. Raggiunta la soglia dei 40, mi sto frascicato. Vabbè, comunque ragazzi, la soglia dei 40 è un bel andare. È un bellissimo andare ancora, tranqui. Bella sta chitarrina. Con la fisarmonica. Tipo stile americano. Sì, mezzo country. Un country moderno. Ma infatti vado tipo oltre 95 mi fa mi frena, si sente. Certo, perché interviene il coso, mi sfugge il nome. Interviene ABS? No, non è che freni, ti fa vedere che frena, in realtà chiude le valvole, mi ha spiegato il meccanico. Ah. Chiude le valvole e qui rallenta. Tenersi a sinistra. Non è che in sostanza non è come tu pigiassi i freni, anche se ti fa vedere che freni, perché si accendono gli stop. Ah, sì, in realtà sì. Si chiudono le valvole del pistone. Tu lo sai ancora come sono fatti i motori grossi diesel, perché non hai ancora la patente. E il retarder comunque che interviene. Mi veniva il termine. Bene ragazzi, sono proprio contento per il girettino. Peccato che arriviamo di notte, cazzo. Ecco, una roba che mi rompe le balle del multiplayer è che hanno cambiato i tempi dell'orologio di gioco, diciamo. Se ci fai caso, in single player cominci un viaggio anche di sera, passi la notte e arrivi mattina, ma arrivi di giorno. Qua se parti alle 8 di sera arrivi di notte di sicuro, perché i tempi di gioco sono molto più allungati, non so se ci hai fatto caso anche tu. Sì. Che è più fastidioso, cazzo, perché è già sempre di notte, uno si rompe un po' le balle. Non si vede niente, non si vede. Logistica Atlantica. ¿95 o di più? Io ho 95, puoi andare a 97, dai, mettiamo 97. Vedrai che te ne accorgi di 2 km, quando è ora di curve. Sono preoccupato perché non vedo più Robby. Di solito quando arrivo io, track, dopo 30 secondi. Sì, gli ho scritto prima, ha detto entrava dopo. Io dopo perché andare. Ho visto era da solo su Eurotrack, gli ho detto se voleva fare un giro, no, mi ha scritto no, ho staccato ora, ritorno dopo, ha scritto. È un caro ragazzo,
Questa è pubblicità invece. E lasciala suonare anche questa, questa è pubblicità di sicuro. Chiamate in arrivo. Suona, suona, la vacca di tua sorella, te, zappa. Così. Faccio suonare e dopo stacca. Tanto è pubblicità. Non riesco mica a liberarmene, oh. Non c'è mica niente da fare. Perché tu blocchi il numero, ma loro mettono numeri di chiamata casuali. E t'han fregato. Questo addirittura mi ha lasciato il messaggio in segreteria, ma tutti tonti. Cazzo, ma il vostro non suona mai il telefono per la pubblicità. Io sono tempestato. No, a me è povero. A parte lo cambio da povero. Beh, se hai cambiato numero da poco, sì. Hai un paio d'anni di tranquillità, diciamo così. Il problema è dopo, quando cominci a iscriverti qua e di là, devi lasciare il numero di telefono e lì sei fritto. Perché poi se lo passano, se lo vendono più che passarselo, se lo vendono uno con l'altro. E poi cominciano tu, che palle. C'erano quelli dei telefoni che a un certo punto mi ossessionavano. Io mi sono iscritto al registro dell'opposizione, dico, ma voi guardate il registro dell'opposizione prima di chiamare persone. No, sai, noi abbiamo i numeri. Ecco, allora meglio che lo guardiate, perché io sono stufo di rispondere a delle vostre stupidaggini che non mi interessano. Per la verità, la Vodafone per esempio non mi chiama più. La Vodafone non mi chiama più. E c'è ancora la team con quelle merde di telefonate registrate, che non è un interlocutore vero, è una voce registrata. C'è quello lì che proprio non ne vuol sapere. Di mollare. Tenersi a sinistra. Ma Angie era team, mi sembra, giusto? Non lo so. Angie. Mi sembra sì, Angie, sì. È quella tipo l'assistente, il robot tipo. Sì. Ah, non lo so. Cerco di evitare di parlare con queste persone, con questi robot. Per fortuna mi sono sganciato da Team completamente, anche come telefono, anche come linea, intendo. Perché la linea mia di internet. Io non ho il telefono fisso. Linea che è l'Interplanet, che adesso si chiama Axera, che va, che è una meraviglia, e io di team non ho proprio più niente. Ma qui non serve nemmeno toccare il controller, va da sé dritto. Non ho capito. No, a certi punti non va dritto da sé, non ti tocca nemmeno sterzare. No, beh, no, il controller perché... Hai imparato la strada? Abbastanza, dai. No, ma stai andando benissimo. Ti ripeto, non si direbbe che stai guidando dal controller. Io mi ricordo le prime volte che ti vedo guidare, sballonzolavi un bel po', adesso ti vedo bello, dritto, filato, è uno spettacolo. Hai imparato anche il controller? Il controller che hai imparato questo. Ho dimesticato il cane. Ah, ma prima siamo andati con la moglie a fare la spesa, abbiamo fatto un pezzo di strada in macchina ovviamente per andare lì al supermercato dove vado ovviamente a fare la spesa, e mi divertivo, no? A riconoscere i camion da lontano, no? Sì. Mia moglie, ma come fai? Lo faccio anch'io ogni tanto. Ma questo è il Manno, questo è il Volvo, questo è... Sì. Esatto. E poi c'è un sacco di amici io camionisti, sì, che ogni tanto qualche giretto. Lo sapessi. qualche volta ci sono anche salito sopra. Quelli veri. Sì, beh, anche io ovviamente. Però da vicino non si vede nulla, se c'è una macchina lì sotto non si vede proprio nulla. Eh sì. L'angolo morto, sì. L'angolo morto è terribile per noi. Ma
adesso stanno inventando delle sorte di telecamere aggiunte. Sì, delle telecamere, tipo come ce l'ha DAF, mi sembra. Che vede anche nell'angolo nord, che è importantissimo, perché cacchio, qui vicino a casa mia hanno ammazzato Ribellin, che era un ex campione, perché si era appena ritirato dall'attività professionistica da pochissimo tempo, da pochi mesi. Lui continuava ad allenarsi perché mi piaceva proprio andare in bicicletta. Ribellin era proprio dalle mie parti, era qui. Quindi a 3-4 km qua da casa mia l'hanno tirato sotto, io ci passo davanti spesso dove l'hanno tirato sotto. Ed è stato proprio a causa dell'angolo morto, perché l'autista non l'ho visto, a parte che poi si è capito che l'autista era anche un po' bastardello, perché si è fermato, ha guardato il disastro che ho combinato e se n'è andato. Ti ricordi, no? Mi hanno detto di vari telegiornali. È terribile l'angolo morto. Dietro a destra proprio non c'è verso. Tenersi a destra e non poi se c'è qualcosa. Tenersi qui a destra? Sì. E poi a sinistra. Uscire a destra. Vai a destra? No. Bon, così, bon, bon, così. Andare dritto. Dritto. Esatto. Adesso giri a destra. Tenersi a destra. E poi mi si attiva il cruise, vedrai il 97. Sì, ma con quel tasto lì non hai problemi. Appena sei sopra i 30 puoi riattivarlo. Premendo solo il pulsantino, non devi fare nient'altro, mamma mia. A momenti mi incasinavo. Sì, sono arrivato un po' allegro. No. Sono arrivato un po' troppo allegro. Tenersi a sinistra. Sì, adesso sei a 40 all'ora, quindi puoi anche. Ok, 97. Ti funziona, no? Sì, sembra tipo la AFB del treno, è quasi identico. Non lo so. Però lì c'è tre manovoli. Una per il freno, lì deve essere zero, poi c'è l'acceleratore sempre al massimo, però l'AFB metti alla velocità che vuoi. Ecco, poi risponde più o meno a questo. Però quello lì si stacca poche volte, si stacca solo nei pressi delle stazioni. Non dormi? Eh sì, ma continua a telefonare, infatti non mi ricordavo che era il telefono. C'avevo l'orologio in camera, porca vacca. Quando suonava il telefono suonava anche sto stronzo di orologio. No, ho risposto, come va? Uno era pubblicità, l'altro era Graziella. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Tutto dritto. Tutto dritto. Per fortuna. Che bellezza. Sì, te pensa a metterti a fare manovre con sto robetto dietro. Carino che è. Sono belli. Vediamo che frecce che hanno. Bella. Figata. Sai che fra 20 minuti siamo già arrivati? Sì, 15:39 mi dice. Già. Meno male che in questa zona della Spagna almeno non ci sono tanti caselli, no? Ciao zio, ciao Cristiano, ciao caro. Te ne vai? No, c'eri prima, ci sei ancora. Ciao bello. Eccolo che comincia la gara. No. T'ho visto. Ah no, sono tornato. Ah ecco. Bene, grazie qui. A me non ha fatto scatti, a me. T'ho visto io.
ma dovrei essere tranquillo, il computer è fermo, non sta facendo niente. Perché c'è un orario in cui quell'imbecille di antivirus si mette a fare la scansione. E mi impegna il disco, quindi bene o male, anche se è un M2, poverello, lui le sue risorse le usa un po' per parte, quindi qualche laghetto me lo faceva. Adesso sembra che abbia smesso di fare questi scherzetti da prete. Però di notte non si vede un cazzo, peccato, cacchio. Facciamo sotto il ponte. Che bel biscione che abbiamo. Comunque sei a 97 anche tu e siamo sì, belli precisi, quindi vuol dire che le due linee nostre si assomigliano. Si assomigliano proprio, sì. Te ne sarai accorto che se qualcuno che ha una linea un po' scarsa imposta il 98, tu per stargli dietro devi mettere 95. Ti sei già accorto di questo fatto, no? Più o meno. Stasera Cristiano, perché stasera sono via e non riuscirò a fare una live quasi certamente, perché se torno tardi, se ce la faccio a tornare in tempo, torno comunque dopo le 10:30, sono le 11, quindi non faccio in tempo. Allora ho detto me la faccio di pomeriggio, che ce l'ho fatto meglio. Sì, beh, ieri pomeriggio ho avuto un sacco di gente nuova che venuta a trovare, che mi ha dato il follow, di cui ringrazio molto. Oh, sono stato anche contento. Saranno tutta quella masnada di studenti che non ha voglia di studiare e che si mette a guardare i cori, tipo uno a caso, Iana Piu, che non ha voglia di studiare, si mette a guardare o giocare. Navigator, anche lui è ritornato. Si vanno a fare la pennichella, si vanno a fare il merendino e poi tornano. Live di pomeriggio. Sì, sì, dai, a sinistra, bravo. Occhio, eh. No, tranquillo. Perché bisogna sempre ricordarsi cosa sia dietro al culo, perché sono 33-34 metri, eh. Non è bau bau micio. Sono 23 metri con un rimorchio normale, questo è il doppio. Tranquillo. Oh, io sì, sono tranquillo. Dico per te. 97, vai, già ci sono. Se ti abitui con quello lì, Iana, vedrai che bene che ti trovi. Poi col cambio automatico è una pacchia, perché non è neanche cosa di cambiare, devi solo schiacciare quello lì e guidare, basta. Tenersi a sinistra. Vabbè, meglio. Stai attento a quello che fai, e non ti preoccupi della velocità, perché tanto arriva fin lì, si ferma. Vai adagio, sì, adagio. Una parola. Vai adagio, ma sì, sì, cacchio, adagio, vado. E che abbiamo dietro 32 tonnellate di mozzarella, se no vedevi tu dove andavo ad agio. La cosa più carina che ho trovato è che con l'Iveco, con il 190-48 che ho messo su, dove ce l'ho con una mod, quindi non può andare in multiplayer. C'è la visione dall'alto, il tipo 4, che qua invece ti fa vedere il coso, ti fa vedere il
fanali, la cupola, là non si vede niente, c'è proprio tutta la strada davanti, liberissima vista dall'alto. Una sensazione molto bella, che riesci comunque a controllare bene il camion, vedi dove metti le ruote sostanzialmente quasi, e riesci a guardarti tutto il panorama. Peccato che adesso è notte, per il resto va che una meraviglia. E quell'aggeggio lì ce l'ho solo su quel camion lì, non so perché. Comunque dai, è bello. Poccio capo, poccio. Sti freni. Confida nei freni del zio. Ma perché ce l'ho impostata al massimo, freni? Anch'io. Riorientamento. Quasi al massimo. No, io al massimo. Voltare a destra. No, ma al massimo proprio no, non ci riesco. Per i casi d'emergenza. Dai, per un certo freccia ogni tanto li uso. E a te i casi d'emergenza capitano spesso, eh? Così. Sì. Pronto per la patente. Sì. Ok, con chi stai viaggiando? Sto viaggiando con il mio amico Iana Più, un ragazzo giovane. Più, ecco, senti come lo fa lui. Che sta facendo un bel lavoro, un bel servizio di streaming, non solo su questo social, ma anche sul tubo. Beh, osteria, qua c'è un palo in mezzo, rompi balle. E adesso lo prendo con rimorchio, sicura, garantito al limone. No, è andata bene, dai. È un ragazzo di Firenze, un bellissimo toscano che mi piace molto, simpatico. Dici? Beh, insomma, fa del suo meglio anche lui, porello. Metti a 90? Ti metti a 90, ti ha detto che è pericoloso fare. No! È pericoloso, eh? Mi hanno detto che fa male, sì. Dopo, eh? Però non ho detto gradi. Questo è vero. Sono già in 12esima, non ne ho più di marce. State giocando in promo. Sì, in promozione multiplayer. Stiamo in Spagna. Adesso ti dico esattamente dove. Burgos. Siamo vicino a Burgos. Li abbiamo già passata Burgos. Siamo diretti a Huesca. Huesca. Huesca però è sempre in Spagna, no? Sì. Sì. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Scaliamo un po'. Schilometriamo. Sto vedendo. È sempre notte. Cioè, ma te l'ho detto, arrivi con la notte, quando parti così alle 8 di sera non c'è verso. O fai 7000 km e allora fai tempo a vedere il giorno dopo, se lo ciccia. A proposito di schilometrato. Oh, ma sempre più stretti, eh? Sì. Ci sono. Sto vedendo in questo periodo un sacco di cose, di video sul ticket e tocket che fanno vedere delle applicazioni per controllare l'effettivo numero di chilometri di una macchina usata quando è ora di comprarla. Che cazzo sto facendo? Perché non mangio sto coso? Ecco. Ci sei? Sì. E ci sono delle sorprese terribili. Una macchina che in origine aveva 229.000 km l'avevano messa in vendita a 76.000 km. Ah. Questi sono i parametri. Quindi quando avrai la patente e dovrai comprarti la macchina, tira su le antenne quando è ora di fare questo, perché sicuramente magari il papà ti prenderà la macchina usata.
No. No? Se la prendi nuova il problema non c'è. Allora il problema non esiste. Oh, ci sei? Ci sono, ci sono. Guarda che bello il castello in alto a sinistra. Hai visto? Sì, sì. No, l'ho perso. E ovviamente quando vado così va a sbando io regolarmente. Non so guidare con il... girando lo sterzo. Tu ce la fai? Mentre stai guidando, è un po' difficile. Mentre stai guidando, specialmente se sono in curva, se lascio dritto cerco di stare dritto, ce la faccio, ma se sei in curva io non riesco a guidare 40 dritto. Sì, se ho le visioni quelle dritte tipo il 4 o il 6, sì, ovviamente la diventa facile. In alternativa a ciò la cosa diventa difficilissima, almeno per me. Cazzo di ore sono 3:30. Sì, chiudiamo. Ti tra 8 minuti se arrivo. Sì, sì, chiudiamo, finita questa. Very sorry ragazzi, alle 4 devo andare a prendere la nipotina da scuola, se no me la mettono in strada. E purtroppo devo uscire. Ma poi rientro. Vediamo un po'. A che ora? Beh, andare fino a lì a prendere la bambina ci metto un quarto d'ora, 20 minuti. Poi ritorni? Se ce la faccio sì, se non mi tirano fuori altre rogne sì. Perché ogni tanto qua la moglie fa gli sbrizzoli, no? Dice, dai, andiamo a fare quello. Ma allora rimango sul gioco, vai. No, magari tu continua con la tua live. Sì, io sì, eventualmente la riprendo. Va bene. No, non mi pare il caso di stare un quarto d'ora, 20 minuti con la live sospesa. Non mi sembra carino. Mi sono fatto anche la il be back, no? Ah, be right back. Sì. Mi sono fatto anche quello, però se è questione di 3 minuti, 5 minuti, non di più. Almeno io la vedo così. Ma c'è gente magari che la lascia lì un paio d'ore. No, vale, però. Onestamente io no. Cioè, tieni occupato il canale per niente, nel senso. Onestamente. Tu come ti regoli in base a questo argomento qua? Sì, sì, no, ma anche su YouTube c'era tipo l'opzione, diciamo, sospendi, che tipo ad esempio è arrivato in un punto, ti dice lui vuoi proseguire fino a, e lui ti puoi chiedere sì o no. E ovviamente lo devi decidere te il punto dove puoi ricominciare. Ah. Tipo nei punti morti puoi decidere te chi carica il video, se tipo mandare fino a quel punto. Per evitare i punti morti, diciamo. Certo. In 2 ore sta offline 10 minuti, ti dice periodo da lì fino a lì, e sì che quando uno guarda il video lo spettatore vede. Certo. Sì, vuoi proseguire fino anche a. Anche un modo intelligente. Sì. Però funziona tramite i capitoli. Mentre c'è. Devi scrivere la durata, il titolo del capitolo, così puoi skippare. Guarda che bel cielo che c'è qua. È tutta la Via Lattea. Che bello. C'è tutta la Via Lattea. No, almeno questo aspetto del gioco l'hanno fatto davvero bene. Le albe, i tramonti, le notti stellate, così l'hanno fatto davvero bene. Molto molto carino. Sono di colori stupendi. Io ho messo la visuale di 4 e ti vedi il bel cielo davanti, che bello bello. Non vedo la luna però. Non è ancora sorta, perché ci mettono pure la luna, Sì, ho visto. Non ci ho fatto caso se ci sono anche le fasi lunari o no. Non credo. Beh, sono capaci di mettere, intanto non costa niente perché è un progressivo, no? È un ciclico, una volta fatta lo ripeti. Sì, in effetti.
potrebbero mettere anche, secondo me, tipo quando uno ha fame, quando uno si è tipo. Beh, il fare sonno, i fornimenti. Il sonno che è obbligatorio. Sì, cioè, vabbè, però se no c'è. Sì, vabbè, ovviamente deve anche mangiare, secondo me. Si può, una roba del genere. Ovviamente. Oddio. L'hai presa per un pelo, eh. Mm. Madonna, ragazzi, davvero che stretta comunque. Deve passare con sti rimorchietti qua. Passare il mouse per, per rimettere 97 e non so quanti giri ho fatto. Ho fatto no, non toccarlo, tu lo lasci lì, poi se sei sotto ti regoli. No, perché l'avevo disattivato. Ciao Draxter, buonasera. Qui bisogna andare dritti, ok. Sì. Tu sei in live anche tu? Sì. Allora faccio una cosa, io mentre stacco ti faccio un ride a te. Ah, vabbè. Così almeno poi se riesco a tornare riprendo. Come si stacca da un ride? Non lo so. Proviamolo un po', eh. Casomai stacco tutto. Ma tanto vedo che qua se ne sono andati, se ne sono andati, no? Almeno secondo il contatore, che poi è bolso come le bestemmie, quel contatore lì. Deve stare a destra, capo. Va bene lì. Ottimo, mi hai preso un colpo. Sì, infatti. Ho sbagliato io, scusa. Buonasera. Caro, ci sei tu? Sì, sono io. Ciao, bello. Tenersi a destra e poi uscire a sinistra. Siamo lei. Tutti e due, uno per parte. Ciao, sì. Qui a destra? Uscire a destra. Yes. Mamma mia, fa in fuori, aspetta il capo. L'hai sbagliata di poco questa, eh. Ah, c'è massimo 80 qui. Sì, ma infatti se tu guardi come hai impostato, il tuo navigatore è rimasto a 95, 97, quello che avevi. No, a 80. Se ci metti le mani, sì. Se tu lo lasci stare, sì. Il mio mi dà ancora 97, quello che ti dicevo prima, no? Il momento in cui stacca, lui parte, si mette da solo a 97. Ma ora sta andando a 97, te? No, sto andando a 79, 80. Ah, ok. Però il cruise è rimasto impostato a 97. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Un bel giretto a destra, un bel raccordino. Voltare a destra. Ma se strisce un tiro hanno fatto in mezzo alla carreggiata. Non lo so, sembra essere. Ma si poteva fare anche in fondo. No, potevano perché anche qui si gira a destra. Potevano anche evitarsi. Carlo, siamo in live, bello. Siamo a Huesca, mancano 27 km, grandioso. Sì, manca pochissimo. Tanto domani nel cielo. Poi mi dici se riesci a. Cioè dovresti vedere un avviso tu che io vengo in radio da te. Cioè che ripubblico la tua live. Penso di sì. Beh, per forza penso. E l'ho fatto anch'io qualche volta. Sì, è una cosa carina che si può fare nei confronti di qualche amico, credo che sia. Sì, sì. Devo aspettare, o la spengo, continuo con te. Questa è la storia. Sì, va bene, va bene. Uscire a destra. Qui, a destra? Sì. Sì. Tenersi a destra.
bestia. Questo peso non sono più abituato, tendo ad arrivare un po' troppo allegro. Sinistra. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Vabbè, ho sentito da dietro che si è alzato. Una grattata. ho preso un po' di rotondo. Ale. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Oh madonna. Oh, che sta ballando tutto, non ti ho visto, eh. Uscire. Piace ballare. Boom. Azzo, adesso ho capito perché ballavi. C'è un dosso. Due, c'è un altro davanti. Eccolo qua. L'altro l'ho fatto 80 pieno. Ho visto sotto a proprio. Dai che siamo anche arrivati, boom. Ecco. Che non so se novità di sti dossi. Sì, ho sentito il botto. No, è freno più che altro. Ecco. Vai bello, vai. Problemino tecnico. Sei inchiodato. Qui termina il nostro. Hai preso il cancello. Sei pollo, problemino tecnico. Va. Sono andato addosso al cancello. No, faccio salta perché me lo metti in fondo, poi un casino. No, io vedo se riesco a fare una manovra fatta bene. Non è facile. No, perché me l'ha messo gara? Si vede che l'hai superata, che ti devo dire. No. Sì, con rimorchio ci sto con rimorchio. No dai, non ci credo che hai fatto gara. Hai fatto tutto uguale a me, cazzo. Quando l'hai fatto gara? Boh. Invio. Parcheggiamo là in fondo. Ce l'ho sempre attivo, l'ho sempre attivato a parte le frenate, mi sembra strano. Cioè pensavo più di aver fatto gara quello prima che questo, figuriamoci. Sì, fatto. Che ore sono? Meno 20, cazzo, sono puntuale con un cronometro. Vai. Corri. Dai che ce la faccio. Vabbè, almeno un 500 km reali ci abbiamo fatto. Spero che me lo dia buono. Allora mettiamo 95 le prossime volte. Cazzo. Come faccio io qua adesso? Vado avanti. Davanti poi cerco di rientrare. Stronzo che non è altro. Vedi che non è ancora dritto addirittura. Te l'ho detto io, se... ecco, l'ho visto, era difficile. Adesso basta andare indietro dritti. Sì, va dritto, me lo dà. Per forza, sono dritto. Eccolo! Dai, un altro pelo. Buono, fermate lì. Me l'ha dato buono, via. È andata. Eccellente, mostra adesso i risultati. Ok, buono. Ok ragazzi, allora io adesso scrivo il comando, se me lo ricordo. Slash ride. Faccio una breve poi ride come ti chiami? Sempre Yana qua, vero? Sì, Yana, spero che ti trovi Yana. Allora, e poi no, esattamente pamplona. Trattino basso? Sì. Perfetto. Trattino basso? Perché ce l'ho due qui. Dimmi quello stai usando. Quello più grande, non lo so. Quello. Aspetta, c'è un nome utente e username, mi sembra ce ne sono due diversi. Aspetta, vediamo. Yana più? Perché dovrebbe propormelo lui? Aspetta. Ti trovo. Non ci sei qua, cazzo, giustamente. Modalità auto, canale. No. Nome utente oppure nome visualizzato. Ho trovato. Ok. Invio, vediamo se ti arriva il messaggio. Nome utente non valido. Provo a mettere YT alla fine. C'è. Minuscolo o maiuscolo? Forse
YNO minuscolo, lo devo scrivere io, cazzarona, grind, chiocciola, chiocciola, Y, allora, Iana, vediamo cosa viene fuori, Iana più YT. Ecco. Tutto minuscolo? Ah, tutto minuscolo? Sì. Allora, proviamo a scrivere così, anche, anche la Y, Iana. Questo è il nome utente, poi c'è il nome visualizzato. YT. No, no, nome visualizzato, nome utente. Nome utente non valido. Boh, nome utente è questo. Allora, tiriamo via questo, vediamo un po'. Eccolo. Eccolo qua che è andato. Quindi anche le persone che stavano seguendo me vanno con te. Io stoppo streaming, ovviamente, perché a me non serve.